Ciao ragazzi! Bentornati in questa nuova reaction. Come sapete, abbiamo iniziato settimana scorsa parlando di Gary Husband, grandissimo batterista. Tanto per cominciare, abbiamo cominciato bene. Esatto, sì, insomma, dai. Sì. Abbiamo avuto anche, grazie a... Intanto ringrazio tanti di voi che ci hanno risposto e hanno commentato. Bravi. Consigliandoci tanti altri nomi. E piano piano inizieremo. Andiamo. Infatti, oggi... Voglio parlare, Franco, di un... Allora, adesso guarda, lo vado a ribeccare. Di che parliamo oggi? Allora, intanto vado a ribeccare il nome del nostro caro amico che ci ha suggerito questo nome, ok? Però ti anticipo. Intanto, allora, lui è un batterista giovane, molto giovane, conosciuto un po' nella nicchia, però sicuramente è un ragazzo molto che suona un genere molto delicato, un amante dello swing, delle dinamiche tutte particolari. Secondo me ti piacerà, ti dirò. Ti piacerà perché veramente... Lo conosco, è nuova leva. Allora, lui si chiama Eloy Casagrande. Luca Casagrande. No, Luca Casagrande batterista. È un nostro... Non è lui? Esatto, non è lui. Salutiamo Luca Casagrande. Ciao Luca! Non è lui. Allora, adesso vado a ribeccare chi è. Eccolo qui. Simo Drummer. Ringraziamo Simo Drummer. Bravo Simo, adesso perfetto. Sì, lo ringraziamo per averci dato la soffiata di Eloy Casagrande. Sì. Come ti dicevo, insomma, è un genere che a te piace, sicuramente. Cioè, a me piace anche roba a te pesa, piace, sì, però... Però, vabbè, fa anche fusion, jazz. Sì, insomma. Esatto. Insomma, un amante dello swing lui, Lui è un amante dello swing, sì. C'ha la mano proprio delicata. Ah, è morbido, vabbè. Va bene, partiamo. Ho sentito il nome, ma non mi ricordo se a me l'età qua è... Voglio... Va bene, dai, vediamo partiamo? Questi nuovi Pronti? Batteristi. Pronto? Yes. Marò! Già fatti così? Che botta! Bravo! Oh, ma è il tommino piccolo da 10? E lui c'ha il tom... Incredibile! E riesce a farlo suonare, pazzesco! Non voglio dire una stupidaggine. Io non riuscirei a muovermi lì! Che quello sia un tom da 16, probabilmente! Ma che no? Lo suona come fosse un 8! Esatto! Questo, come dice il nostro caro Camillo Collelluori, il tom da 10 è solo un posacenere! Grandi! Ma che bravo, certo. Allora, lui, Franco, praticamente è il nuovo batterista dei Sepultura. Ah, è un gruppo metal brasiliano. Vedete, perché mischiano musica, diciamo, anche etno, no? Esatto. Che Federico Quarzo non era stato sentito in questo. Forse con il vecchio batterista, Igor Cavalera. Oh, per tutto ci sarà. Qua ci vuole tanto allenamento, soprattutto. Tanto? Guarda che muscoli che c'ha. Ragazzi, per suonare sta roba qua bisogna veramente far palestra, sennò ciao. Ma che roba? Non muova un attimo. Bravissimo. Mi è piaciuta la tua reazione. Mi in giro. Ma che? Ma... Ma è andato per finire, ma... Ma poi suona compatto, hai capito? No, una pazzesco. Addirittura, adesso non voglio dire stupidaggi, ma mi pare che lui addirittura non usi neanche i trigger, quindi insomma... Non ne ha bisogno, guarda come va, che bravo che sì. Ecco, vedi? Anche musica musicale, bravo. Bravo. Brasile, eh? C'è quella marcettina in più, eh? Studiate il latin, ragazzi, e poi applicatelo nel metal. No, veramente brava. Bel regalo, ma l'ho fatto, bello. Bravo. Guarda che braccia che grazie, pesi
qualcosa, 8 ore al giorno. Infatti chi fa sto genere qua deve avere un bello sponsor, pelli, bacchetti, materiali consumo, piatti, no? Piatti sì, belli, belli spessi, perché sennò ne infatti cambia uno ogni due giorni. C'è il rud della paia. Sì, certo. Tutti belli spessi così. Last non con il tutto di polso. Sì, questo è il tuo braccio a polso, è devastante. Anche prima mi sembrava, non so quando faceva col doppio pedale, quel punto là, non so se usava due, un doppio colpo, un singolo, poi faceva singoli, c'è qualcosa di particolare, dovrebbe poi guardarlo più attentamente. Allora, il punto, riguardiamo. C'è un punto dove c'è il doppio pedale, usa il doppio in fondo. Sì. Che si vede che muove un doppio colpo di là, è stato interessantissimo. Ma no, secondo me perché usa tipo la swivel con la... Sì. Vedi qua? Sì. Ma mi sembra che sia 2-1, non so, non sono... Ah, se fosse la swivel... No, perché usa col piede destro lo swivel. Ho capito, swivel. Sì, sì, sì. Esatto. Sai che ho cominciato quello lì, noi che conoscevamo questa tecnica, che poi non abbiamo studiato a questi livelli, perché... Tony Williams. La swivel? Sì, sì, sì. Arriva da Tony Williams. Poi wow. Non so chi prima, ma Tony Williams. Sì. E lui la usava piede comunque sinistro. In un altro la usava genere. Ovviamente con Charleston, non con il piede sinistro. Ma dai, sì. che roba. Andremo a vederlo qualche volta, Tony, vi faccio vedere che proprio usava adesso il piano sistema. Piano li andiamo, andiamo a beccare un po' tutti. Nuovi, giovani, vecchi, tutti bravi. Esatto. bravi, tutti veramente bravo. Ti è piaciuto? Casagrande, Eloy. Fantastico. Casagrande. Mazza, beh, allora, bravissima. Una delle però... nuove leve, cioè insomma, brava, è un ragazzo, guarda che giovane. Allora, a livello tecnico c'è stato un, diciamo, un boom, cioè vedo tantissimi batteristi, sì, oggi sì, veramente sì, oggi... era impensabile suonare a questo livello, no? Nonostante, fa, poi ti farò vedere dei video nelle prossime lezioni, cioè nei prossimi incontri, non lezioni, scusate, nei prossimi incontri, dove effettivamente posso sentire anche stili diversi, dove c'è... Comunque c'è nuove leve, mm-hmm, che in genere diversi, che ascolto più fusion, più jazz, più che tecnicamente, che però c'è anche hanno... questo potenziale. Certo. E addirittura poi lo vedremo la prossima volta, tutti questi batteristi provengono comunque da un'estrazione metal, stranissimo, mm-hmm, anche se fanno jazz, perché in effetti questa meccanica, io sono favorevole al fatto di usare molta meccanica, non di abusarne, questo certo. Secondo me, perché dopo diventa la macchina, cioè la meccanica va sopra la musica, e allora non deve è buono essere questo. Uno strumento per, certo, lo utilizzi, certo, quando serve, no? Sì, quello sì, è fondamentale, sto fatto, perché vedo molti che esercizi, non importa che vai a 380. Capito? Però devi avere i trigger, devi abbassare, a meno che non è un'esigenza, certo, musicale, certo, ovvio, se richiede, certo, quello, però sicuramente bisogna cercare di ascoltare più musica e cercare di inserire questo all'interno della musica, certo. Infatti vediamo che magari suonano un concerto favoloso, i 2 minuti ti devastano e chiudono, certo. C'è veramente tanta tecnica, certo, tanta meccanica, ma musicale, fatta, certo, con intelligenza, perciò non bisogna abusarne, bisogna... Quando, ogni cosa quando serve, diciamo che l'equilibrio è la cosa più importante. Ah, se, certo, si riesce a gestire questo, io penso, certo, che vedo alcuni, magari se posso dare qualche consiglio, ormai dalla mia età posso darvi qualche consiglio, cioè non abusare mai eccessivamente della tecnica, che non è un punto d'arrivo, certo, è comunque è uno strumento, un mezzo per il quale chi dice che la tecnica non serve, per me dice una grande stupidata. Ah, ma guarda, non è vero, dico, non dico, è vero. Guarda, adesso ti faccio storcere il naso un attimo. Ci sono alcuni che magari, mi è capitato qualche tempo fa, che mi dicevano, magari, adesso non mi ricordo di chi parlavamo, nello specifico, però parlavamo di un jazzista, ok? Sì. I jazzisti non sono tecnici.
Scusate, aspetta. Rispetto a sì, un Virgil però, Donati, però c'è, okay, un discorso, c'è un discorso. Ma per suonare quello devi avere una c'è tecnica. C'è un discorso. Allora, didatticamente parlando, tecnica si usa due forme. La tecnica meccanica è una cosa, la tecnica di indipendenza è un'altra. Cavolo, appunto. Cioè, non so, Ras Hernandez con Cravini che lo legge, ne ha tecnica di indipendenza. Certo. Non è equiparabile. Cioè, diciamo che il livello è alto tutti e due. Certo. Non è che uno è più bravo della... Cioè, la specializzazione di questo ragazzo, per esempio, che è grande, fantastica, su quel genere, lo porta bene, suona bene, ha una bella meccanica, ha fatto anche delle frasi musicali, perciò per me è a 10. Certo, certo. Mio certo. giudizio, hai capito? Certo. Come, perché... Ha poi dimostrato, può piacere o non piacere, il genere... non è un genere che ascolto, difatti non lo conoscevo, esatto, non si può conoscere tutti, sì, sì, come sì, penso sì, giustamente che tantissimi che magari fanno metal altri generi non ascoltino, non è la loro storia, no? Certo. Però magari con questi incontri, esatto, vorremmo anche spiegare che ascoltiamo anche altre musiche. Andiamo a rubare. Bravo, ma da perché tutte no? Le ma parti. È bellissimo, cioè vedi e prendi quello che ti serve. Certo, certo. Capisci? Certo. Non ti avevo fatto finire il discorso. Non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo, quindi... Tutto live qua, grandioso! Va benissimo così. Io ho visto di interrompere. Ti è piaciuto, Eloy? Bellissimo, bravo, 10, grazie. Dieci. Come si chiamava il ragazzo che ci ha consigliato? Simo Drummer, salutiamo. Sei un grande, ciao, grazie. Ringraziamolo. Bene, ragazzi, allora noi abbiamo finito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like e... consigliateci altri batteristi da andare a visionare insieme al maestro Franco Rossi. E ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.